Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: ricordate Grazia Di Michele? Ex insegnante di Amici, ha dovuto affrontare negli scorsi mesi la battaglia contro la malattia. In casa Mediaset ci sono dei programmi che godono della grande fiducia dell'emittente, soprattutto perché questi sono riusciti nel corso del tempo a conquistare una fetta di pubblico così importante da diventare praticamente iconici. Il tutto, ovviamente, grazie al grande lavoro che viene dietro le quinte, e non soltanto da chi ci mette la faccia magari in fase di conduzione. Certo, quando parliamo di Amici non possiamo assolutamente mettere in secondo piano l'importanza che ha avuto Maria De Filippi nel successo di un format che nel corso del tempo ha fatto letteralmente le fortune di Canale 5. Grazia Di Michele. Il fatto di essere riuscito a restare al passo con i tempi, ha permesso ad Amici di riuscire a catturare l'attenzione anche delle nuove generazioni, che ancora oggi continuano ad apprezzare il programma ed il grande lavoro che viene fatto al suo interno. La struttura, molto diversa da quella di altri talent show, ha convinto tutti nel corso del tempo. La scuola di Amici rappresenta un obiettivo per tantissimi artisti che hanno voglia di misurarsi anche con le difficoltà poste da insegnanti che non le mandano di certo a dire. Tra questi la De Filippi ha avuto modo di lavorare con tantissimi professionisti che hanno deciso di mettersi in gioco per provare a formare dei giovani talenti. Non si può dimenticare, ad esempio, il grande lavoro fatto da Grazia Di Michele, insegnante di canto ed uno dei volti amati dal pubblico. Sì, perché Grazia ha fatto parte del corpo insegnanti di Amici per tantissimi anni, anche se da qualche tempo non la vediamo più tra i banchi della scuola. Grazia Di Michele, il Covid è entrato dentro casa sua, le conseguenze. Come detto, la Di Michele è molto amata dal pubblico. Certo, nel corso della sua carriera di insegnante ad Amici è stata spesso dura con i suoi alunni, ma è anche riuscita nel tempo a creare grande empatia, entrando in contatto con ragazzi che hanno poi mostrato grande talento. Quest'ultimo, spesso, è emerso anche grazie al lavoro fatto da Grazia che, proprio per questo motivo, è stata molto apprezzata dai telespettatori. In questi anni di pandemia, purtroppo, anche la Di Michele ha dovuto affrontare il Covid in maniera molto seria. È stata proprio lei a raccontare cosa è successo a suo figlio ed il suo compagno, entrando nel dettaglio di quelle che sono state le conseguenze dell'infezione da coronavirus per loro. Ho avuto un figlio ed il compagno con il Covid e per loro la situazione non è stata semplice, ha raccontato la Di Michele. Il mio compagno ha tantissimi problemi post-Covid, è da marzo dello scorso anno che si combatte in casa, nonostante le precauzioni, ha raccontato grazie ancora ai microfoni di Storie Italiane. Quando vedo le movide, gli assembramenti. Capisco i ragazzi, ma arrivare al punto di ricoverarsi come mio figlio a 24 anni ed avere delle conseguenze, ha poi chiosato l'ex insegnante di Amici. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.